trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. La Commissione prosegue oggi le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di distribuzione diretta dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di distribuzione per conto, per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e attuazione dell'articolo 8 del Decreto Legge 347 del 2001, Legge 405 del 2001. Partecipano all'audizione odierna Farmaindustria, Massimo Scacca Barozzi, presidente, Enrica Giorgetti, direttore generale, Nadia Ruozzi, direttore relazioni istituzionali. Saluto i nostri ospiti ringraziandoli per aver accolto l'invito della Commissione a partecipare all'audizione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che pregherei di contenere entro i 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Massimo Scacca Barozzi. Prego. Buongiorno a tutti, grazie gentile Presidente, gentili onorevoli per averci dato l'opportunità di questa audizione. Questa indagine conoscitiva riteniamo sia quanto mai utile perché analizza un tema che è normato da una legge del 2001 sul quale ovviamente si sono succeduti diversi provvedimenti nazionali e regionali che però a nostro avviso meritano un aggiornamento alla luce anche delle modifiche che sono intervenute nel mondo della salute, in modo particolare negli ultimi 2 anni. La distribuzione diretta si fonda su quello che è stato chiamato PHT, ovvero il prontuario ospedale territorio, che rappresenta una lista di medicinali che sono erogabili dalle regioni secondo tale modalità. I criteri per l'inclusione dei farmaci nelle PHT sono criteri quali la diagnostica differenziale, la criticità terapeutica e il controllo ricorrente da parte della struttura specialistica. Quindi, in base a tali principi, il PHT deve essere sottoposto a revisione periodica da parte di AIFA. Tuttavia, nel tempo, questa lista si è progressivamente ampliata per pure finalità di controllo della spesa nel breve periodo, estendendosi quindi questa lista anche a categorie e a farmaci che tipicamente sono ad uso territoriale, causando problemi di accesso alle cure, nonché distorsioni nel sistema distributivo e distorsioni della spesa farmaceutica. Ci sono state ovviamente delle modifiche a distanza di anni, è quindi opportuno valutare queste modifiche per rafforzare la medicina territoriale, in modo particolare affermare la centralità della salute personalizzata. E questo è un approccio che riflette la convinzione che curare con appropriatezza significhi curare meglio, qualificare il sistema sanitario nazionale e spendere in maniera più efficiente, anche grazie al ruolo del farmaco come investimento che consente di evitare altri costi nelle altre voci della spesa sanitaria. Ovviamente anche l'uso di diversi canali distributivi, parlo della convenzionata, della distribuzione per conto, della distribuzione diretta, dovrebbe avere come fondamento il concetto di appropriatezza e centralità del paziente. Per questo sottolineiamo l'importanza di un ammodernamento di che cosa? Del framework normativo e regolatorio relativo alla distribuzione, per far sì che tutte le terapie del territorio e quindi quelle che generalmente sono prescrivibili dal medico di medicina territoriale siano distribuite sul territorio e contabilizzate nel canale giusto, che è quello della spesa convenzionata, semplificando tra l'altro i percorsi di cura e la gestione contabile. Inoltre, se facciamo riferimento a farmaci esclusivamente specialistici, ovvero quei farmaci che sono caratterizzati da un corrente giusto ricorrente controllo, ma anche che non possono essere prescritte dal medico di medicina generale, sarebbe utile prevedere la modalità di distribuzione per conto, la cosiddetta DPC, tutte le volte che le caratteristiche cliniche dei medicinali lo consentano. Ovviamente questo comporterebbe dei vantaggi per il paziente, perché queste proposte faciliterebbero un accesso alle cure più rapido, un accesso alle cure vicino al domicilio dei pazienti,
con beneficio in modo particolare per coloro che sono più fragili e affetti da malattie croniche. E l'emergenza del Covid-19 ha dimostrato come nei fatti sia possibile farlo ed è stata una cosa vincente perché spostare sul territorio la prescrizione di farmaci prima prescrivibili solo dagli specialisti ha fatto capire l'importanza di questa nuova metodologia e si tratta ora di mettere a regime tutte le esperienze che sono state maturate fin qui, in un confronto per questo importante, quindi grazie per questa vostra attività. Quali potrebbero essere i principi generali per la gestione appropriata delle terapie nei correnti canali di spesa? Ovviamente le modalità di distribuzione, dovrebbero riflettere, il diritto dei pazienti alla prossimità delle cure da considerare un LEA, quindi tenendo conto di diversi aspetti. Noi ne abbiamo identificati tre. Il primo è la prossimità fisica al paziente e la capillarità di presenza sul territorio, fermo restando naturalmente quei dati di sicurezza e compliance della cura e quindi una semplicità dei percorsi di cura ed esclusione di complicazioni burocratiche non necessarie. Il secondo, la prossimità alle necessità del singolo paziente, quindi una disponibilità sul territorio di tutte le alternative terapeutiche autorizzate dall'AIFA, evitando la limitazione della presenza di specialità medicinali in base a scelte operate dalle regioni con finalità economicistiche, che quindi non mettono nella lista tutte le opportunità, ma solo alcune. E il terzo punto, dare priorità ovviamente ai servizi da assicurare al paziente e non ai luoghi nei quali viene strutturato il Servizio Sanitario Nazionale. A tutto questo, a questi tre principi, poi si accompagna anche la necessità che il medico di medicina generale, possa gestire il primo approccio diagnostico e terapeutico, le comorbidità, cronicità, nell'interesse prima di tutto del paziente, quindi che tutte le terapie territoriali possano essere prescritte dal medico di medicina generale. La valutazione dei prodotti, ovviamente, ai fini della gestione nei singoli canali di spesa non può essere fatta che su due principi. Il primo deve essere quello di una valutazione fatta su basi scientifiche legate anche al setting assistenziale, quindi i prodotti di uso territoriale devono essere prescrivibili dal medico di medicina generale, devono essere distribuiti in farmacia e rientrare nella spesa convenzionata, salvo ovviamente casi particolari da definire con adeguate motivazioni scientifiche, per esempio la limitazione di alcuni prodotti ad alcuni centri di cura in alcuni ambiti ospedalieri. E il secondo, principio per questa valutazione è, prevedere un aggiornamento periodico delle possibilità che, in base a considerazioni scientifiche e all'esperienza maturata nell'uso dei farmaci, alcuni prodotti possano anche essere prescritti dal medico di medicina generale e rientrare, nel canale della convenzionata, pur essendo prodotti di tipo ospedaliero. Quindi a tutti questi principi poi se ne aggiungono infine due di carattere generale. Il primo è l'omogeneità delle cure a livello nazionale e quindi non in base a criteri di regionalizzazione. E il secondo, ancora più importante, lo abbiamo visto in maniera coerente col PNRR e con il periodo del Covid, il rafforzamento della medicina del territorio. Oggi è indiscutibile che ci siano dei problemi che derivano dall'assetto attuale, perché negli anni molti farmaci di classe A, che per definizione sono farmaci ad uso territoriale, sono stati inseriti nel PHT, pur non avendone diritto, in modo tale da essere acquistati direttamente attraverso le regioni. E dal 2015 al 2020 la spesa convenzionata, quella del territorio lorda, è diminuita di oltre 1 miliardo, quindi del 10%, mentre la distribuzione per conto è cresciuta di 637 milioni, quindi è cresciuta del 45%. Questo è successo anche nel 2021, perché anche nel 2021, che è stato un anno particolare di piena pandemia, si è visto che la spesa convenzionata è diminuita ancora, stavolta ovviamente dello 0,6%, mentre la DPC è di nuovo cresciuta in modo significativo perché è cresciuta intorno all'11%. Quindi cosa si sta vedendo in questo periodo? Grazie all'uso distorto di questa metodologia, si assiste ad un progressivo svuotamento della spesa convenzionata e all'uso sempre più diffuso e spesso ingiustificato della distribuzione diretta, in modo particolare della distribuzione per conto tramite una rete di farmacie anche
anziché dei centri ospedalieri, con azioni regionali a cui assistiamo anche in questi giorni. Un esempio è quello che sta succedendo, per esempio, nella regione Emilia-Romagna, che sono contrarie alle esigenze di rafforzare la medicina territoriale. Il risultato finale è che l'Italia, a differenza di altri paesi, distribuisce in acquisti diretti nuovi farmaci che di fatto sono ad uso territoriale. Qui ci sono degli esempi chiarissimi: gli anticoagulanti orali, gli antidiabetici, i farmaci contro l'angina. E l'altro aspetto, come risultato, è che il PHT contiene molti prodotti che in realtà sono prescrivibili dal medico di medicina generale senza un piano terapeutico e quindi con equivalenti o biosimilari che dovrebbero essere invece distribuiti in regime di convenzionata e non in regime di diretta. Quali sono le conseguenze? Ovviamente cercherò di riassumere le conseguenze in 5 punti. Le conseguenze, la prima è che c'è una limitazione delle opzioni terapeutiche disponibili per i medici e i pazienti, perché la distribuzione diretta prevede la presenza solo di alcune specialità, forme farmaceutiche o dosaggi, che sono tra l'altro diverse da regioni a regioni, e quindi c'è una disomogeneità a livello regionale. Il secondo punto, come conseguenza, è che c'è una complicazione dei percorsi di cura dei pazienti e della stessa gestione degli acquisti da parte delle regioni, che avviene attraverso una gara spesso con affollamento di molti ordini. Terzo punto, c'è di fatto un delisting sostanziale a livello regionale di alcune specialità che sono autorizzate a livello nazionale, quindi con un ruolo delle regioni sulla reale disponibilità dei farmaci, sulle dinamiche competitive, perché questi farmaci, pur essendo autorizzati a livello nazionale, non si trovano nelle disponibilità regionali. Quarto punto, c'è un significativo aggravio della spesa per acquisti diretti, perché questo non avviene con un adeguamento dei tetti di spesa, per cui comporta questo spostamento di prodotti della territoriale nell'ospedaliera, comporta un incremento del payback a carico delle aziende farmaceutiche, ma anche a carico delle regioni stesse. Ultimo, una penalizzazione degli investimenti delle imprese attraverso la compressione di prezzi negoziati a livello centrale con l'agenzia italiana, grazie a un meccanismo di gara ed esclusione dal mercato delle aziende non aggiudicatarie. Quindi vado rapidamente alla conclusione con quelle che secondo noi potrebbero essere i motivi per riformare questa normativa. Quindi vado a enunciare le nostre proposte di modifica, ovviamente ribadendo la disponibilità dell'industria ad un confronto per la ricerca di soluzioni che siano condivise con tutte le istituzioni e con gli stakeholder interessati. Ovviamente tutto questo deve essere ispirato dal principio dell'appropriatezza, che significa dare priorità assoluta alle caratteristiche cliniche e scientifiche del farmaco. I punti che riassumo nella modifica delle proposte sono tre. Il primo riguarda i medici di medicina generale, ovvero i farmaci che possono essere prescritti dal medico di medicina generale non dovrebbero essere compresi nel PHT e quindi andrebbero distribuiti sostanzialmente in regime convenzionato. E questo dovrebbe essere previsto sia per quelli classificati da subito come farmaci non specialistici, sia per quelli che poi da specialistici nel tempo per un uso comune diventano prescrivibili, ovviamente dopo valutazione da parte di AIFA, da parte del medico di medicina generale, come per esempio è avvenuto con le ultime note con cui si è data possibilità al medico di medicina generale di prescrivere. Ovviamente questo prevede un'adeguata formazione dei medici perché spesso sono farmaci che non hanno mai conosciuto. E quindi questo è il primo punto. Per quanto riguarda il secondo punto, sarebbe importante riportare nel canale convenzionato tutti quei prodotti territoriali che ora sono in distribuzione diretta e quindi andrebbe presto avviata almeno una fase di transizione che sia ordinata e che sia una fase di transizione soggetta a condizioni sostenibili per la spesa farmaceutica, ovviamente per l'industria e per la distribuzione. E nel contempo bisognerebbe evitare ulteriori estensioni del PHT a prodotti ad uso territoriale, come sta avvenendo soprattutto a livello di certe regioni. Terzo punto, dicevo erano tre, per quanto riguarda i prodotti specialistici che non possono essere prescritti dalla medicina generale, sarebbe poi opportuno creare una lista di farmaci da distribuire in DPC
piuttosto che nei centri ospedalieri in base alle caratteristiche scientifiche e cliniche. Per esempio, un consolidato uso a livello domiciliare, un consumo a livello domiciliare come per farmaci orali o per farmaci orfani, non, la non necessità di visite di follow-up quando c'è la somministrazione dei farmaci. Ecco, sulla base di questo si eviterebbero accessi non necessari in ospedale che abbiamo visto durante il periodo pandemico. Che cosa ha comportato? Perché poi questi pazienti non andavano in ospedale perché non potevano andare visto l'affollamento e visto i rischi, e quindi si eviterebbero accessi inutili e ci sarebbe, come secondo punto, una gestione efficiente di tutte le opzioni distributive a beneficio della facilità di accesso delle cure per i pazienti e una valorizzazione anche del medico, perché questo comporterebbe. Si valorizzerebbero sia i medici di medicina generale che sia gli specialisti, ma anche dei farmacisti attraverso il ruolo che ha la farmacia dei servizi. E quindi infine si dovrebbero indirizzare alla distribuzione diretta ospedaliera esclusivamente i farmaci che per somministrazione ed esigenza di un controllo periodico richiedano il necessario passaggio dai centri clinici, quindi evitare l'uso distorsivo. Ecco, io mi fermerei qua, vi ringrazio veramente per l'attenzione, spero di non essere stato troppo lungo e sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Grazie Presidente Scaccabarozzi. Chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. Onorevole Gemmato, prego. Sì, grazie Presidente. Un ringraziamento particolare al dottor Scaccabarozzi per la chiarezza espositiva ed anche, diciamo, per aver toccato alcuni punti che in realtà hanno generato questa indagine conoscitiva. Alcune convinzioni intime, diciamo mie personali, ma immagino mi piace immaginare anche diffuse, sentendo la relazione del Presidente Scaccabarozzi rispetto ad alcune storture della distribuzione diretta. Ora, senza sovrappormi ad alcuni concetti espressi, senza, diciamo, ovviamente rilanciarli perché condivisi, però vorrei fare due domande. La prima, toccato questo aspetto, quanto la regionalizzazione dei prezzi e delle procedure porti a delle distorsioni nella distribuzione del farmaco? Prima domanda. E quindi come dire, anche nella mancata validazione dell'articolo 32 della Costituzione che recita che tutti gli italiani hanno pari diritto di livello di assistenza sanitaria. Questa è la prima. Seconda domanda, un po' più provocatoria rispetto ai tetti di spesa che lei ha toccato. Io voglio ricordare la spesa farmaceutica assorbe il 14,86 del Fondo Sanitario Nazionale. Bene, ad oggi, e lo ricordava opportunamente, una spesa, ovvero quella territoriale, è sottodimensionata e quindi non sfora, addirittura non riempie, per esemplificare, il silos, invece un'altra, quella diretta, ospedaliera, sfora abbondantemente, generando il meccanismo perverso del payback. Ora, la domanda che io faccio a lei e farò anche al dottor Nello Martini, che vedo e saluto e autorevolmente rappresenta diciamo una conoscenza profonda del mondo della distribuzione farmaceutica e che farò all'Agenas. L'escamotage di sforare un tetto, ovvero quello della diretta, e mantenere basso l'altro tetto, non risponde a un'esigenza di bilancio regionale che evidentemente così divide a metà la spesa farmaceutica? Punto di domanda. Perché se così fosse, significherebbe che noi diamo ai cittadini una serie di inconvenienti. Ora io voglio ricordare con onore, ho presentato ed è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio lo scorso anno che dava la possibilità in periodo pandemico di distribuire la totalità dei farmaci distribuiti in distribuzione diretta nella farmacia territoriale. Benissimo. Perché questo? Perché è evidente che durante la pandemia non si poteva andare da un paese all'altro e noi sappiamo che i centri ospedalieri, le farmacie ospedaliere dove si distribuisce il farmaco non sono presenti territorialmente in maniera capillare e quindi noi diamo un enorme
disagio ai cittadini molte volte immunodepressi, trapiantati, patologie complesse, li costringiamo ad andare in farmacie ospedaliere che sono lontani dai loro siti di residenza, quindi un costo sociale e un costo indiretto elevatissimo. Aggiungo peraltro con una mancata compliance, perché almeno da noi al sud le farmacie ospedaliere sono aperte in una settimana, quella che una farmacia territoriale che sta sotto casa è aperta in un giorno, chiusa questa parentesi, quindi mancata compliance, mancato accesso dei cittadini al farmaco, e questo lo faremmo soltanto per risparmiare o come evidentemente uso distorto della 405 del 2001 per prendere un pezzo di spesa farmaceutica e dividerla con un altro soggetto, ma ripeto, a nocumento del cittadino. E su questo concludo, perché è evidente che il mancato passaggio del farmaco dalla filiera medico-prescrittore, medico di famiglia, farmacia-farmacista, comporta una mancata compliance, una mancata aderenza derivata dal fatto che c'è difficoltà d'accesso. Il paziente ritira quel farmaco, ma il medico di medicina generale, che non è stato visitato dall'informazione scientifica, che non conosce quel farmaco, magari molte volte innovativo, non riesce a comunicare la corretta assunzione del farmaco al paziente, men che meno il farmacista che diventa un passascatolette e che non riesce neanche lui a dire e a declinare fino in fondo le metodologie assuntive di quel farmaco. Tutto questo mi porta a condividere le sue, diciamo, riflessioni, ma ovviamente sono anche curioso di sapere cosa mi risponde a questo mio dubbio e che vi vede colpiti in prima persona. Grazie, onorevole Gemmato. Ci sono altre domande da parte dei Se colleghi? posso? Onorevole Carnevali, prego. Grazie, spero possiate sentirmi. Ringrazio anch'io il Presidente Scaccabarozzi, è stato molto esaustivo e poi sono sicura che i documenti che loro ci invieranno ci aiuterà anche a fare memoria. Due domande molto brevi. Primo, il ruolo di AIFA e il ruolo di Agenas all'interno appunto di questi cambiamenti, distorsioni, disuguaglianze che si stanno realizzando. E il ruolo delle regioni, a me sembra che siete state anche sufficientemente chiari. C'è un'autonomia regionale che permette, senza andare a fare discorsi sull'autonomia differenziata, non è questo che voglio toccare. Voglio però riuscire a capire meglio se queste motivazioni, cioè le scelte che alcune regioni stanno magari facendo di aumentare sempre di più la quota di farmaci in PHT, è una scelta che autonomamente può essere fatta e se questa viene motivata o con che, quale motivazione? Per ragioni di gare, per ragioni che facendo gare centralizzate è una questione relativamente al contenimento della spesa. Queste sono le domande. L'ultima per quanto riguarda la revisione periodica della lista che si diceva prima è stata ampliata trasferendo sempre di più farmaci che erano nella spesa convenzionata in quella nel PHT. Anche qui io penso che alcune tipologie di farmaci possono essere sicuramente gestiti all'interno della spesa convenzionata e giustamente si diceva e anche inserirli in quel canale in quale noi poi calcoliamo, viene calcolato l'impatto di spesa, forse anche più correttamente. Quindi io volevo capire una cosa, il punto della relazione che esiste tra il mondo e so che è un tema molto delicato, ma mondo che voi rappresentate rispetto alle distorsioni che si stanno realizzando, quindi se c'è un'apertura, una disponibilità, se c'è un confronto periodico, insomma, volevo capire anche questo sul piano più politico. Grazie. Grazie onorevole Carnevali. Ridò quindi la parola al presidente Scaccabarozzi per la replica. Prego. Sì, grazie Vicepresidente. Allora, comincerò nel provare a rispondere alle domande dell'onorevole Gemmato, che saluto e ringrazio per le domande, e mi trovo sostanzialmente d'accordo su tutto quello che lui ha detto. Era importante, secondo noi, fare questa indagine conoscitiva perché la prima domanda riguarda le distorsioni regionali, vero?
Noi abbiamo delle distorsioni perché, per esempio, l'esempio più classico è quello che non tutti i farmaci che sono autorizzati a livello centrale da AIFA, negoziati, e tra l'altro nelle commissioni di negoziazione ci sono i rappresentanti regionali, non tutti i farmaci poi sono disponibili nelle varie regioni, quindi ci sono, non sono disponibili di tutti i pazienti. Quindi che cosa succede questo? Che crea una disparità e anche una mancanza di appropriatezza. E soprattutto questo comporta anche il fatto che poi il medico di medicina generale non sia coinvolto nella scelta dei farmaci, perché spesso, come ha ben ricordato l'onorevole, non solo non conoscono a fondo i farmaci perché ovviamente non potendoli utilizzare nessuno gli insegna o gli spiega come utilizzarli al meglio per il paziente, ma soprattutto succede un altro aspetto, che non sa nemmeno lui alla fine qual è il farmaco reale che viene utilizzato dal suo paziente, perché non è sotto il suo controllo, e quindi magari si potrebbe trovare ad affrontare delle problematiche su quel tipo di paziente senza esserne stato né responsabile né conoscere la storia del paziente. Per quanto riguarda invece la seconda domanda sui tetti, è chiaro, anche qui credo che abbia assolutamente ragione, è un fatto di mera contabilità, perché noi oggi abbiamo un tetto di spesa sulla convenzionata e un tetto di spesa sulla territoriale, sulla diretta, scusatemi, spostando i prodotti nella distribuzione diretta, che cosa succede? Che non tutte le risorse destinate alla farmaceutica dallo Stato vengono impiegate, e quindi nella convenzionata si provocano delle inutilizzi, un inutilizzo di risorse che sarebbero destinate alla farmaceutica, che sono anche pari al miliardo, mentre nella diretta, spostando di là farmaci che dovrebbero stare nella convenzionata, si aumenta lo sforamento. Ovviamente, che cosa succede? Siccome i tetti non comunicano, ovviamente la domanda di salute non è rispettata, e soprattutto quei soldi che nella convenzionata non vengono utilizzati rimangono a disposizione delle regioni per fare altro, non per compensare la farmaceutica. E mentre dall'altra parte, quando si sposta la spesa nella diretta, lo sforamento e il conseguente aumento di payback, non giustificato perché non sono prodotti ospedalieri, di fatto aumenta la quota delle aziende, la quota di payback a carico delle aziende. Quindi, e tra l'altro, questo qua, tutto questo, e qui vado a chiudere rapidamente la risposta, sono d'accordo anche sul fatto che non risponde a dinamiche di andare incontro alle esigenze dei cittadini, perché ha detto molto bene. Molte volte noi e voi vi siete occupati delle spese private, quando vengono fuori le analisi, le spese private dei cittadini per la loro salute. Ci si dimentica che questo sistema distorsivo, che potrebbe essere tranquillamente riportato nelle mani del medico di medicina generale per la prescrizione, del farmacista territoriale per la distribuzione, coinvolge questi malati, che non solo quelli cronici, eccetera, eccetera, a disagi per recarsi, ma tutto questo ha dei corsi, astensione dal lavoro, bisogna andare nell'ospedale, l'ospedale non sempre si sta in città dove ci sono ospedali vicini, ci sono ospedali, quindi aumentano anche i costi per il paziente e per il caregiver, perché spesso sono anche pazienti anziani che per andare a ritirare questi farmaci devono essere accompagnati. Quindi credo che questo sia un altro elemento di attenzione molto importante, lo abbiamo visto soprattutto nell'era del Covid. Rispondo anche all'onorevole Carnevali, che ringrazio. È vero, quando succedono queste cose, noi cerchiamo sempre, appena vediamo, come è successo nel caso dell'Emilia Romagna che citavo prima, di cercare un confronto con le istituzioni regionali e nazionali, per cercare di spiegare loro che, insomma, alcuni farmaci, se vanno in un canale e non sono in quel tipo di canale perché dovrebbero stare nell'altro, creano tutti quei problemi che abbiamo appena elencato. Però a volte i confronti si risolvono con degli esiti positivi, a volte purtroppo non è così. Faccio l'esempio a volte degli antidiabetici orali. Io credo che sia svilente per il medico di medicina generale non essere in grado di prescrivere alcuni prodotti nella diabetologia, anche se pur prodotti a basso costo,
perché oggi credo che il medico di medicina generale sia in grado di poter fare una diagnosi di diabete, quindi sia in grado di poterli prescrivere, sia in grado poi di non costringere il paziente ad andare in ospedale a ritirare i farmaci, in quanto magari sotto casa ha una farmacia territoriale. Quindi il discorso è generalmente basato, onorevole Carnevali, su ragioni di tipo economico e non di tipo di aumentare o di migliorare la qualità dei servizi. Grazie Presidente Scaccabarozzi, la ringraziamo per l'audizione e le chiederei la possibilità di farci pervenire memoria scritta così da poterla mettere a disposizione tutti i colleghi trattandosi di un'indagine conoscitiva. La ringrazio di nuovo e dichiaro conclusa l'audizione. Sicuramente. Buongiorno a tutti e grazie ancora. Grazie a lei. Odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. La Commissione prosegue oggi le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di distribuzione diretta dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di distribuzione per conto per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, attuazione dell'articolo 8 del Decreto Legge 347 del 2001, legge 405 del 2001. È presente all'audizione odierna e salutiamo Nello Martini in presenza, Presidente della Fondazione RES. Saluto il nostro ospite ringraziandolo per aver accolto l'invito della Commissione a partecipare all'audizione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che pregherei di contenere entro i 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Nello Martini. Prego. All'inizio che ho già trasmesso alla segreteria la relazione e anche le slide, in modo da avere tutti i dati che intendo mettere a disposizione. Come dire, poter affrontare in maniera adeguata un problema così complesso, Fondazione RES, avendo io avuto anche un'esperienza nella direzione generale del servizio farmaceutico e dell'AIFA, nei primi anni abbiamo fatto l'analisi di tutte le prescrizioni e di tutta la spesa del 2020 della distribuzione diretta e della distribuzione per conto. Abbiamo fatto questa analisi, che è stata un'analisi anche impegnativa, proprio per un obiettivo molto preciso, quello di offrire alla Commissione un'analisi di sistema su tutte le variabili che insistono sulla distribuzione diretta e sulla DPC, in modo che la Commissione possa avere tutti gli elementi e quindi avere in modo consapevole la possibilità di assumere le decisioni, ovviamente di pertinenza politica istituzionale.
La normativa di riferimento è ben richiamata nella relazione che accompagna l'istituzione dell'indagine conoscitiva. Ricordo semplicemente che c'è anche una norma del 2010 che prevede il cambiamento della remunerazione delle farmacie, non più basata sulla percentuale del prezzo, ma sulla fee e anche su una percentuale ridotta del prezzo stesso, che non è mai stata applicata, che invece io considero parte fondamentale di riassetto dell'intero settore. Vengo quindi, diciamo, alla parte di analisi per offrire elementi semplici ma riassuntivi ed avere un quadro molto chiaro di che cosa oggi significa distribuzione di rete, distribuzione per conto. Farò vedere poi le distorsioni che ne sono derivate in questi anni poco governati e alla fine mi permetterò di fare alcune proposte, lasciando ovviamente alla Commissione poi le decisioni politiche istituzionali, al Parlamento. Allora, vengo alla distribuzione diretta e ne do i dati quantitativi essenziali. Nel 2020 per la distribuzione diretta sono stati spesi circa 6,5 miliardi di euro, cioè il 48% di tutta la spesa per gli acquisti diretti. Ok? Quindi una spesa molto elevata che rappresenta il 50% di tutta la spesa che chiamerò spesa ospedaliera, più che acquisti diretti, insomma la spesa ospedaliera. E abbiamo tuttavia anche nell'ambito della distribuzione diretta la distribuzione che avviene alla dimissione del paziente, il cosiddetto primo ciclo di trattamento, che viene poco citato, in dimissione, ma in realtà attraverso questo canale distributivo vengono distribuiti 800 milioni di euro per farmaci. E però l'altro elemento fondamentale è che, e questo lo voglio sottolineare, se voi guardate i dati della tabella, per la distribuzione, diciamo, diretta, quei 6,5 miliardi, il costo medio per confezione sfiora i 700 euro. Cioè ogni confezione costa mediamente 700 euro e il costo di trattamento varia dai 10 anche ai 40-50 milioni di euro per paziente per anno. Se invece guardiamo la distribuzione dei farmaci in prima dimissione, si tratta di farmaci, nella stragrande maggioranza dei casi, di fascia A, di basso costo, tanto è vero che, vedete nella tabella, il costo medio per confezione è di 14 euro. Dato questo dato di carattere generale, però che è suggestivo di che cosa stiamo parlando, siamo andati a verificare quali sono le categorie terapeutiche, le tipologie dei farmaci che rientrano, diciamo, in questi 6,5 miliardi della distribuzione diretta. Ora voi vedete che si tratta sostanzialmente di poche categorie terapeutiche, perché 6 categorie terapeutiche rendono ragione di oltre il 70%. Di tutta la spesa e di tutte le prescrizioni. Sono i farmaci oncologici, i farmaci cosiddetti anticorpo monoclonali per il trattamento artrite reumatoide, psoriasi, malattie infiammatorie intestinali croniche, l'HIV, si tratta di farmaci per il trattamento di malattie rare, della sclerosi multipla, quindi vedete, cioè di patologie molto impegnative e sicuramente ad alta complessità. Voglio sottolineare che questi farmaci che vengono distribuiti direttamente dalla struttura pubblica, quindi sono farmaci ad altissimo costo che incidono per il 50% sull'intera spesa, che hanno un costo medio di circa 700, sono sottoposti a registro AIFA. Che cosa significa questo? Significa che il percorso assistenziale dei pazienti con questi farmaci viene, come dire, attentamente valutato
e attentamente controllato attraverso un sistema di piattaforma informatica dei registri AIFA, per cui sia il medico che prescrive, che la farmacia ospedaliera che controlla, devono compilare paziente per paziente la scheda di ammissione ai fini dell'appropriatezza, la scheda di distribuzione, la scheda di follow-up, cioè il medico deve dire ai controlli ogni 3, 6, 9 mesi se il paziente, ad esempio oncologico, è andato in progressione o meno, e la scheda di fine trattamento. Questa esperienza dei registri ai fini dell'appropriatezza e della sostenibilità economica è stata introdotta, io lo ricordo bene, nel marzo del 2006, e oggi abbiamo dei dati che sperabilmente dovrebbero essere pubblicati da AIFA per oltre 1,5 milioni di soggetti trattati. Non solo, ma se al follow-up a 3 o a 6 mesi il paziente oncologico va in progressione, la farmacia fa il conto del costo di trattamento di quel fallimento, perché quello è un fallimento, se il paziente è andato in progressione di malattia, e quel costo dall'inizio fino al follow-up viene tramite procedura dei payback caricato all'azienda, il che significa che il Servizio Sanitario Nazionale paga i trattamenti efficaci e innovativi, non paga i fallimenti. Quindi, nell'ambito, diciamo, della distribuzione diretta, per queste categorie ad alta complessità c'è un monitoraggio estremamente puntuale con i registri AIFA e anche sistemi di pagamento collegati al risultato. Per quanto riguarda, scusate, adesso non vorrei aver perso, se magari mi dà. Devo andare avanti? Sì, devo andare avanti. Questi sono i dati invece di quelli che vi dicevo, sempre nell'ambito della distribuzione diretta del primo ciclo, cioè il paziente viene ricoverato in ospedale e poi quando esce dall'ospedale dice la 405, perché la 405 non parla solo della DPC, della distribuzione per conto, dice anche che le regioni, d'intesa con le associazioni di categoria, cioè con Federpharma, possono e quindi hanno la discrezionalità di poter attivare canali distributivi come la DPC e anche la distribuzione del primo ciclo. Questa analisi credo che non sia mai stata fatta. In realtà noi, attraverso questo sistema alla dimissione, che cosa facciamo? Spendiamo 800 milioni di euro. Nella stragrande maggioranza dei casi sono farmaci di fascia A, però carichiamo questi farmaci di fascia A nella spesa ospedaliera, e cioè negli acquisti diretti, aumentiamo il payback, di conseguenza anche gli introiti da parte delle regioni, creiamo, diciamo, un disavanzo positivo, una sorta di tesoretto sulla convenzionata, ma questi soldi della convenzionata non vengono rimessi all'interno del sistema, rimangono nelle disponibilità delle regioni. Vengo all'altra parte del documento, e cioè all'altro tema caldo, la distribuzione per conto. Allora, la distribuzione per conto, e lo ripeto sempre perché poi bisognerà richiamare alcuni principi di fondo, nasce ovviamente dall'articolo 8 della 405 ed è una possibilità che viene data alle regioni, ma non in modo uniforme, in modo discrezionale, di poter attivare delle forme di distribuzione per il tramite delle farmacie. Lo specialista prescrive, la prescrizione va in farmacia, quando il soggetto va in farmacia il farmacista ritira la prescrizione, ordina il farmaco presso la struttura LASL di riferimento e il giorno dopo la consegna al paziente. Noi per questo canale distributivo in un anno, nel 2020, abbiamo speso 2 miliardi, quindi una cifra importante, con, diciamo, lo vedete qui, l'11,6%, diciamo, dal punto di vista prescrittivo, e abbiamo un costo che è intorno ai 40 euro.
Quindi la DPC come costo per confezione ovviamente è molto diversa rispetto alla distribuzione diretta. Non riesco, scusate, non mi avvicino, allora, quella precedente. Allora, nella distribuzione per conto, qual è il problema vero, su cui poi mi permetterò di fare delle proposte? Che nella distribuzione per conto, ripeto, 2 miliardi di euro, 40 euro circa per confezione, noi paghiamo la farmacia a fee, anche se in maniera differenziata da regione a regione. Però all'interno della DPC ci sono classi di farmaci che sono di fascia A e prescrivibili dal medico di medicina generale per malattie croniche. Quindi la giusta collocazione di questi farmaci non sarebbe negli acquisti di rete nell'ospedaliera, ma sarebbe nella convenzionata. Perché le regioni hanno attivato questo meccanismo? Hanno attivato questo meccanismo perché questo consente, certo, un risparmio, perché pagano il farmaco il 50% e anche meno, le sfattori, lo caricano di nuovo sugli acquisti diretti, aumentando lo sforamento e quindi acquisendo poi il 50%, di nuovo ottengono un risparmio sulla convenzionata e questo risparmio non rientra nel sistema, ma rientra nelle disponibilità delle regioni. La domanda fondamentale che poi... E questo è un punto chiave. La distribuzione per conto può essere la soluzione per le farmacie, al di là della discrezionalità di attivazione? Io penso che in futuro non lo possa essere. E devo dire anche che non lo debba essere. Perché la distribuzione per conto è un sistema in cui la farmacia fa da distribuzione terzista. Cioè, Non gestisce il ciclo del farmaco, dall'acquisto alla distribuzione, all'informazione, eccetera, ma semplicemente una volta che c'è un piano terapeutico prescrive, cioè riceve, ordina questo farmaco, arriva la scatoletta che viene trasferita, ma senza conoscere, come dire, il contenuto della scatoletta, il profilo di beneficio, il rischio, eccetera. Quindi ho l'impressione che, poi ne possiamo ragionare, la vera soluzione, anche per valorizzare la farmacia, sia quella di trasferire questi farmaci di fascia A nella convenzionata, con l'acquisto e la distribuzione diretta da parte del farmacista. Cioè io mi domando, ma i farmaci del diabete, è possibile che per i farmaci del diabete le farmacie possano distribuire su prescrizione del medico di medicina generale, e questo vale anche per me, solo la metformina? Farmaco di 50 anni fa, ma le incretine, DDP4, SGL1, eccetera, per questi non è possibile? Io penso di no, ma lo dico anche per, ad esempio, i nuovi farmaci anticoagulanti orali. Ormai non si utilizza più il warfarin, sono degli effetti collaterali, di episodi emorragici, abbiamo, diciamo, una terapia orale. Allora, perché questi farmaci... voglio dire, non possono, che sono prescrivibili dal medico di medicina generale adesso con la nota 100 dell'AIFA, però rimangono negli acquisti diretti. E di nuovo per averli si crea un meccanismo di DPC in cui la farmacia è puramente distributrice, passiva, una sorta di farmacia Amazon. Quindi bisogna, poi ovviamente la Commissione, il Parlamento, eccetera, avranno tutti gli elementi per assumere... Bisogna, a mio modo di vedere, riordinare il sistema. Questi farmaci e anticoagulanti orali, NAO e farmaci per la BPCO e per l'asma rappresentano più di 1 miliardo di euro. Questo miliardo di euro oggi pesa sullo sforamento, sulla farmaceutica ospedaliera e ovviamente non compensa affatto i due tetti di spesa. Di conseguenza, a mio modo di vedere, è un punto centrale questo, ed è anche la complessità
di questa indagine, perché in realtà non si tocca solo il canale distributivo, ma attraverso il canale distributivo si toccano anche i rapporti tra spesa ospedaliera e spesa convenzionata e tutto l'assetto prescrittivo degli specialisti e dei medici di medicina generale e del ruolo delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere. Vengo ad un altro punto che a mio modo di vedere è un punto centrale, forse quello su cui bisogna prestare la massima attenzione, e cioè la discrezionalità regionale nell'assumere canali distributivi ha creato enormi differenze e disuguaglianze in termini di accesso. E questo problema lo si deve risolvere prendendo come principio che, come dire, l'eticità dell'accesso e l'equità dell'accesso per il paziente deve essere la barra, il principio chiave su cui riordinare la materia. Qui abbiamo ad esempio che vi sono dei farmaci che ho citato prima per il diabete, e se un paziente vuole questi farmaci in una determinata regione che vedete scritte deve andare alla struttura pubblica, in altre regioni riceve il pacchetto in DPC, in altre ancora li ritira in farmacia, diciamo, proprio nell'ambito della convenzionata. Cito gli antidiabetici, cito lo scompenso cardiaco, e questo mi sembra, come dire, il punto più sensibile di tutto il sistema, perché in realtà tocca l'eguaglianza dei cittadini in termini di accesso e di equità. Nel documento troverete molti altri esempi che potranno essere utili poi per assumere una decisione più complessiva. C'è in realtà un'altra differenza, e cioè che nell'attivare la procedura della DPC la fee che viene riconosciuta, cioè la quota per confezione che viene riconosciuta alla farmacia, è diversa da regione a regione. Si va da 10 euro fino a meno di 3 euro. E quindi c'è anche una difformità di trattamento. Qui nella tabella l'abbiamo anche corretta per i volumi, insomma, però rimane anche, diciamo, una difformità di accesso e di una difformità retributiva. Allora, a mio modo di vedere, ma ovviamente poi le proposte, le soluzioni attengono alla Commissione, al Parlamento. Allora, per la distribuzione diretta, a mio modo di vedere, abbiamo visto quali sono i farmaci. Sono farmaci molto specialistici, che hanno un costo elevatissimo per confezione, che richiedono i registri, su cui qualche volta ci può essere anche un problema di privacy, parlo ad esempio di farmaci per l'HIV. Allora, per questi farmaci, se c'è, come per alcuni di questi c'è, un controllo periodico presso la struttura ospedaliera, la distribuzione diretta nello stesso giorno, in maniera coordinata, può essere, come dire, una soluzione che avvantaggia il paziente, perché ha il controllo specialistico e anche l'accesso alle cure. Ci possono essere dei casi in cui non vi è una necessità di un riscontro specialistico, ad esempio, non vi è necessità di fare una TAC per vedere se il paziente è andato in progressione della malattia. Si tratta semplicemente di fare un elettrocardiogramma per vedere che non ci sia un'alterazione del QT, piuttosto che una crasi ematica per vedere che i globuli bianchi non siano alterati. Questo può essere fatto con il telemonitoraggio, senza andare in ospedale. In questi casi io penso che la soluzione più moderna sia la distribuzione a domicilio. Oggi ci sono i sistemi che consentono una distribuzione a domicilio a bassissimo costo. Avrebbe questa una percezione sociale di straordinario valore, per cui questi pazienti che vengono seguiti, nel momento in cui non devono andare nella struttura pubblica per i controlli, non è giusto che ci vadano esclusivamente per ritirare un farmaco, e il farmaco può essere consegnato a livello domiciliare
con un maggiore ulteriore controllo. Su questo ci potrebbe anche essere, diciamo così, una collaborazione con le farmacie a parte del pubblico. Questo, diciamo, per quanto riguarda la distribuzione diretta. Per quanto riguarda la distribuzione per conto, io credo che sia necessario affrontare il problema che i farmaci di fascia A per le patologie croniche, ne ho citati tre in particolare, che fanno 1 miliardo di euro, devono essere riclassificati dagli acquisti diretti e quindi dalla spesa ospedaliera, perché non è spesa ospedaliera, è spesa territoriale, è spesa di cronicità. Questi farmaci devono ritornare in farmacia completamente per l'acquisto, per la distribuzione. Bisogna però applicare una modalità retributiva delle farmacie che non può essere quella della percentuale. Perché guardate, questo è stato il punto in qualche modo di crisi del sistema. Dopo la fase della medicina chimica, in cui i farmaci costavano poco e avevano un'altissima prevalenza di trattamento, ricordate gli antipertensivi, i farmaci ipolipemizzanti, eccetera, adesso abbiamo farmaci di fascia A che possono essere gestiti dalla farmacia, ma che hanno un costo elevato. Quindi la farmacia non può essere pagata come percentuale il 30%. Allora però li mettiamo nella convenzionata, li distribuiamo attraverso la farmacia, diamo una fee e qui sarà stabilita, in modo che le farmacie non ci perdano. Io non sono qui per una penalizzazione delle farmacie. E di conseguenza rimettiamo in equilibrio il sistema. Dobbiamo, a mio modo di vedere, che la Commissione affronti il problema delle disequità, delle disuguaglianze, perché queste non sono tollerabili. E poi, io lo ripeto, la DPC, che può avere un suo significato in un certo determinato momento storico, non può essere la soluzione di lungo periodo delle farmacie, perché li trasforma in una sorta di farmacie Amazon. Queste sono le mie proposte, scusate se sono andato soffrato un grazie, po', vi ringrazio. Grazie. Chiedo se vi siano domande da parte onorevole Gemmato, prego. Sì, grazie Presidente. Diciamo più che domande, perché immagino il dottor Martini abbia fatto un panorama così ampio e così puntuale che si possano condividere soltanto alcune considerazioni. La prima è quella, dottor Martini, e l'ha toccato nella parte terminale del suo intervento, di quanto la nuova remunerazione, che tanto nuova non è perché lo ricordava, è ferma dal 2010, ripresa in un penultimo decreto sostegni, dove sostanzialmente si postano delle quote in bilancio proprio per aprire a una nuova forma di remunerazione. Quindi la prima domanda è, condividendo ovviamente l'impianto di base da lì illustrato, e cioè quello che oggettivamente ci sono delle storture legate alla distribuzione diretta e che quei famosi farmaci quantificati in un miliardo antipertensivi, antilipidemizzanti, possano rientrare all'interno, quanto ci aiuta quel nuovo sistema di remunerazione che si sta immaginando e si sta, immagino in questi giorni, mettendo in campo? Ed è la prima domanda. La seconda domanda invece, la legge 405 del 2001 parte, diciamo, da due pilastri. Un pilastro è una fotografia di un mercato farmaceutico vecchio di 20 anni, che sostanzialmente aveva un costo medio per ogni farmaco elevato. I sartani, vi ricordo, messi in commercio a cifre elevate, l'alfaferone non ne parliamo, quindi una fotografia, diciamo, abbastanza datata. Oggi, e quindi in quel momento storico, si decide di aprire la distribuzione diretta proprio perché c'era uno sforamento nella spesa farmaceutica. La fotografia, a fronte di questo risparmio, c'era un disagio oggettivo per i cittadini per i motivi che stiamo facendo emergere in questa indagine conoscitiva, ovvero non ci sono le quasi 20.000 farmacie private convenzionate pubbliche, ma ci sono soltanto pochi centri di distribuzione e quindi un costo diretto e indiretto da parte del cittadino che deve raggiungere. Quindi nel 2000, con la legge 405 del 2001, si diceva: da un lato risparmiamo, dall'altro lato vi diamo un disagio. Secondo lei oggi il primo pilastro, cioè quello della spesa, è evidente anche nei numeri che non c'è più, quindi sostanzialmente non c'è l'esigenza di risparmio, perché addirittura la spesa
territoriale non si riesce a raggiungere il 7%, e sostanzialmente però rimane il pilastro del disagio al cittadino. In questo non c'è la risposta alla nostra indagine conoscitiva, ovvero che armonizzando la fase di distribuzione si può arrivare a non dare disagio al cittadino? Onorevole Bagnasco, prego. Ringrazio il nostro ospite per l'attenzione che, come sempre, con cui come sempre affronta questi problemi, l'attenzione e soprattutto l'esperienza e preparazione di cui è ovviamente dotato. Volevo solamente fare una ulteriore osservazione sulla distribuzione per conto, sul quale mi sembra che il dottore sia assolutamente contrario, perché l'ha detto con grande chiarezza, è una distribuzione frutto di un momento storico del tutto particolare e quindi appartiene a quel momento storico e che di fatto relega la farmacia ad un ruolo assolutamente marginale. E non lo dico solamente, anzi, non lo dico dal punto di vista economico, ma proprio dal punto di vista del ruolo stesso della farmacia, che, ricordiamocelo, come ha detto bene il collega Gemmato, è presente in 20.000 realtà italiane e quindi dà una risposta sanitaria assolutamente importante e significativa, che si è dimostrata tale soprattutto in questo momento di pandemia. Forse ci eravamo dimenticate cosa poteva rappresentare avere sotto casa una situazione sanitaria articolata e preparata. Ce ne siamo resi conto con la pandemia. Purtroppo avremmo preferito sinceramente non renderci conto e continuare nella nostra beata serenità su queste problematiche. Quindi io direi che il giudizio che ha dato sulla distribuzione per conto mi trova evidentemente assolutamente partecipe, è un giudizio importante e credo che possa anche sfuggire, devo dire, considerazioni economiche, perché facendo calcoli molto bene io credo che poi si potrebbe arrivare a situazioni per cui anche dal punto di vista economico non ci sarebbero evidentemente delle negatività importanti. Questo quindi è un fatto di cui dobbiamo tener conto. E poi c'è un'altra motivazione che è altrettanto significativa, cioè il fatto che questa distribuzione per conto mette delle differenze troppo importanti, troppo significative tra una regione e l'altra, per cui veramente non stiamo parlando più di sistema sanitario nazionale, ma stiamo parlando proprio di sistema sanitario locale. Questa è la cosa peggiore a cui assolutamente non vogliamo arrivare. Quindi d'accordo su questo tema, fa piacere che il dottore lo abbia detto con grande chiarezza. Un'ultima osservazione che non fa parte invece di quello che ho ascoltato, ma che sicuramente appartiene alle conoscenze del nostro relatore, se ritiene, ovviamente senza entrare specificamente nei conti dello Stato, a cui chiaramente non ha nessun tipo di ruolo per poterlo fare, se ritiene che per quanto riguarda la spesa farmaceutica, articolata come abbiamo visto, la spesa farmaceutica è lontana o vicina ad una situazione ottimale, ma ad una situazione che confermi il nostro paese tra i paesi particolarmente sviluppati. Grazie. Grazie onorevole Bagnasco. Onorevole Boldi. No, brevissimamente, soltanto per ringraziare il dottor Martini, perché quando si parla di spesa farmaceutica, di distribuzione di farmaci, il problema è che spesso ci si perde un attimino, perché è un argomento veramente complicato. Quindi un grazie davvero per la schematicità con cui finalmente siamo riusciti a vedere con chiarezza come vengono spesi i soldi a seconda che si parli, e anche per alcune precisazioni su perché vengono fatte alcune scelte dalle regioni, perché alla fine si tratta di un problema di equità risolvere questi problemi. E vorrei però
anche far notare come, ad esempio, sulla prescrivibilità di alcuni farmaci anche da parte dei medici di medicina generale, voglio dire, c'è voluta la pandemia per convincere che questo poteva essere fatto, e questo non per essere polemica, ma spesso si trova anche a livello della struttura centrale una resistenza al voler recepire quelle che sono le esigenze. Per quello che riguarda la situazione invece delle scelte regionali, non so, mi domando se una via diversa potrebbe essere presa attraverso un accordo preso in conferenza Stato-Regioni, su spinta naturalmente del centro, senza voler tagliare le prerogative, ma costringendo un po' le regioni, mettendole davanti a tutti questi fatti, a cercare un accordo, una conclusione che miri, ripeto, all'appropriatezza e all'equità per i pazienti. Grazie. Grazie onorevole Boldi. Se non ci sono altre onorevole sì, se non ci sono altre domande, passerei la parola Carnevali, mi pare che... onorevole non si Carnevali. Sente. Solo di che non, si sente. Non la sentiamo. Vediamo la mano, ma non sentiamo. Non la sentiamo, onorevole Carnevali. Vediamo se adesso funziona. Adesso sì, prego. Grazie. Io volevo da un lato davvero ringraziare moltissimo di questa paper analitico che ci ha fornito, che davvero ci aiuta molto a fare delle riflessioni anche molto più puntuali, essendo davvero la governance farmaceutica una materia molto molto complessa, e credo che non abbia per nulla dimenticato e anzi ci abbia aiutato a comprendere dove stanno le complessità. La prima, la tabella 13 che lui ci ha fatto vedere, che mi colpisce molto relativamente alle differenze regionali in termini di costo fisso pagato per confezione dispensata. Io non riesco a capire come questa si giustifica, quindi volevo riuscire, questa è di fatto la prima domanda che pongo al dottor Martini. La seconda, che ho posto anche prima, forse molto probabilmente non si è sentita, il ruolo che Agenas può avere, oltre al ruolo di AIFA, nel cercare di riuscire a governare meglio la complessità appunto che riguarda l'ambito farmaceutico, e la seconda, che ho posto anche prima, se queste disparità regionali possono trovare un meccanismo per rendere più omogeneo, che corrisponde di fatto poi a un diritto in termini di salute. Grazie, do la parola a Nello Martini per una breve replica. Prego. La proposta, che in qualche misura era insita nella domanda di Gemmato, io la sposo completamente. Insomma, si tratta di applicare un nuovo sistema retributivo, di riportare i farmaci in farmacia. Questa è la vera soluzione del riassetto, non la DPC. Secondo, per quanto riguarda invece Bagnasco, diciamo che ormai non sussistono più quelle condizioni, lo ha detto Bagnasco stesso, di tipo storico, e quindi mettiamo mano e soprattutto superiamo le diversità, perché il problema, guardate, di pazienti che anziani, che magari hanno due patologie e che devono recarsi presso le strutture pubbliche eccetera, ma è un disagio enorme. Noi non possiamo continuare per farmaci di fascia A a costringere queste persone, e addirittura se poi si spostano e vanno in vacanza vanno in un'altra regione che ha un altro sistema diverso. Ma assolutamente no. Terzo punto che diceva la Boldi, su cui io sono perfettamente d'accordo, qui si continua a parlare di ruolo centrale dei medici di medicina generale, però se lo dovessi dire francamente, io su questo avevo un altro pensiero, un altro atteggiamento nella mia esperienza regolatoria, ma io non posso pensare che un medico di medicina generale, se viene un paziente che ha il diabete, gli dice: guarda, io ti posso dare la metformina, però per l'incretina, per l'altra pastiglia, devi andare al centro antidiabetico.
ma qua ci sono due punti. Il primo è che il paziente dice, ma io, ma che medico di medicina generale c'ho? Se non è neanche in grado di prescrivermi l'incretina e devo andare dallo specialista, allora è meglio che non venga. Cioè anche qui la il medico e la farmacia perdono di ruolo sociale, quando invece questi farmaci in tutto il mondo sono in farmacia e sono prescritti, siamo noi l'eccezione. Questo è il punto vero, è l'Italia che è l'eccezione, che da un lato dichiara la centralità del medico di medicina generale e dall'altro gli fa prescrivere solo farmaci vecchi e generici. E poi si parla di assistenza di prossimità, insomma, bisogna sistemare diversamente. Poi carnevali, allora, le difformità sulle FI, diceva l'onorevole Carnevale, come si spiegano? Io non lo so come si spiegano, fanno parte degli accordi fatti a livello regionale, secondo me non si spiegano. E secondo me ha fatto bene a porre il problema di Agenas, che si ricollega peraltro all'osservazione che veniva fatta anche nell'altro intervento da Boldi, e cioè come riusciamo a sistemare, perché io sono realista, non è che non capisca materie delicatissime, l'autonomia delle regioni, però voglio dire, sarà possibile attraverso un'attività, se volete, di AIFA e di Agenas, porre le questioni in modo che i criteri che vengono assunti nel modello organizzativo a livello regionale non creano differenze da regione a regione, pur lasciando la libertà del modello organizzativo. Questo è il punto vero. Cioè, il modello organizzativo che pure è stato dato alle regioni non può mettere in discussione un punto centrale che è quello della disequità di sistema. Quindi troviamo la soluzione anche a livello di conferenza Stato-Regioni da questo punto di vista. Di conseguenza io penso che ci sono le soluzioni. Bene ha fatto questa commissione e bene ha fatto a dare un taglio a questa indagine conoscitiva, che non è solo farmacia e parte del pubblico, SIFO, non è questo il punto, è un punto di riassetto complessivo che riguarda i pazienti, che riguarda la governance e che riguarda soprattutto l'eticità del sistema stesso in termini di equità di accesso. Quindi la commissione con questa indagine va nel ventricolo del sistema, non alla periferia, nel ventricolo del sistema, e quindi si attende dalla commissione, dalle proposte che vengono formulate, che vengono risolte una serie di criticità oggi insostenibili del sistema stesso. Grazie per il nostro ospite, e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a voi, grazie a lei Presidente.
attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. La Commissione prosegue oggi le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di distribuzione diretta dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di distribuzione per conto per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, attuazione dell'articolo 8, decreto legge 347/2001, legge 405/2001. Partecipano all'audizione odierna Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Agenas, Francesco Enriquez, collaboratore di Agenas e Project Manager, Programma Nazionale Operativo di Governance, e Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, FOFI, Maurizio Pace, segretario nazionale. Salutiamo i nostri ospiti ringraziandoli per aver accolto l'invito della Commissione a partecipare all'audizione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che pregherei di contenere entro i 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Cominciamo da Agenas e do quindi la parola a Francesco Enriquez, se ho pronunciato bene. Prego. Grazie Presidente, ha pronunciato bene. Saluto tutti i presenti e ringrazio per l'opportunità. Io vorrei prendere spunto dalle precedenti domande, laddove si faceva obiettivo rispetto al ruolo di Agenas nella possibilità di favorire la costituzione di un accordo Stato-Regioni che mettesse un attimo ordine rispetto alla disparità dell'approccio alla distribuzione per conto sulle singole regioni. Noi abbiamo un documento che poi consegneremo a questa commissione, dove abbiamo fatto una disamina di queste differenze. Vediamo che queste differenze indubbiamente esistono. La media nazionale è intorno ai 5 euro, però vi sono alcune regioni che attribuiscono un valore alla distribuzione per conto indipendentemente dalla tipologia dei farmaci, altri che scompongono, altri ancora che scelgono il sistema della distribuzione diretta in maniera prioritaria rispetto alla distribuzione per conto. Rispetto agli argomenti specifici, naturalmente vi sono alcune tecnicalità che noi lasceremo molto volentieri, naturalmente per competenza, poi all'audizione che avrete con AIFA. Rispetto alla opportunità di passare to cure alla convenzionata, comunque esistono delle problematiche che sono state già anche precedentemente rappresentate, che portano a un approccio globale rispetto al sistema in generale, cioè ad andare a definire delle linee comuni, delle linee di chiarezza di comportamento tali che permettano una maggiore equità e omogeneità di approccio al sistema. Anche perché abbiamo visto che, se è vero che nella distribuzione per conto sono aumentati i costi rispetto alla convenzionata, è anche vero che i costi di gestione non sono uniformemente distribuiti regione per regione, ed è anche vero che abbiamo avuto rispetto alla convenzionata nel 2019 l'introduzione di diversi generici e quant'altro. Ma come ho detto, questa tecnicalità è meglio che venga affrontata poi con l'Agenzia Italiana del Farmaco. Rispetto alla disponibilità di Agenas ad individuare, voi vedrete, noi abbiamo poi dopo una tabella dell'Italia, regione per regione, ci sono addirittura riferimenti legislativi rispetto alle delibere che individuano gli accordi della distribuzione per conto. Siamo ben disponibili come agenzia insieme all'AIFA naturalmente a portare avanti questo tipo di percorso che veda un'uniformità. Va sottolineato da ultimo che
comunque per il cittadino non dovrebbe cambiare granché, laddove nella distribuzione per conto già c'è l'approccio alle farmacie, ma nella distribuzione diretta vi sono tutta una serie di meccanismi e di tentativi che tra l'altro sono stati in qualche modo ulteriormente implementati in corso di lotta al Covid da parte delle aziende, di parecchie aziende, e di buone pratiche di distribuzione domiciliare. Detto questo, io mi fermerei lasciando libero alle domande, in modo da contenere anche i tempi. Sì, grazie. Parola. Procediamo prima con la prossima audizione. Do la parola a Maurizio Pace, segretario nazionale della FOFI. Prego. Sì, buonasera. Innanzitutto ringrazio a nome della Federazione degli Ordini Farmacisti il Presidente Onorevole Maria Lucia Lorefice e i componenti della 12ª Commissione per il cortese invito a formulare le nostre considerazioni sull'importante tematica oggetto della presente audizione. Ovviamente al momento noi stiamo seguendo la problematica della distribuzione del farmaco in tutto il territorio nazionale e abbiamo avuto modo di poter verificare che c'è una grossissima diversità tra regione e regione, e questo certamente non è in linea con i livelli essenziali di assistenza. Ovviamente tutto quello che io vi produrrò questo pomeriggio vi verrà poi trasmesso con un documento allegato nei tempi opportuni entro domani mattina da parte degli uffici federali. E ovviamente assistiamo a un sistema che dal 2001 con la 405 ha subito una totale trasformazione, in cui si è inserita la distribuzione per conto e poi in maniera molto forte e significativa la distribuzione diretta, con dei numeri, io ho qui una tabella che vi produrrò, di differenti situazioni sostanziali tra regione e regione, lasciando il libero arbitrio di ogni regione di poter organizzare come meglio ha creduto. È vero che chi mi ha preceduto ha detto che in quest'ultimo periodo pandemico ci sono stati un attimino dei livelli di omogeneità, cioè quella che è stata la diretta, perché c'è stato magari l'inserimento di strutture come la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e anche noi, tante farmacie che hanno collaborato in maniera gratuita per reperire il farmaco direttamente a casa e non permettere l'interruzione di certe patologie serie, perché noi, come voi sapete, parliamo di farmaci ad alto costo, parliamo di patologie particolari dove i soggetti che dovevano seguire determinate cure per un certo periodo si sono visti interrotti le normali assistenze perché c'era la paura che questa pandemia che ha colpito tutto il mondo e anche ha colpito la nostra Italia, chiaramente molta gente aveva paura di recarsi in ospedale. La criticità che noi abbiamo sempre evidenziato come federazione è stata proprio questa, che a fronte di 19.000 farmacie, punti vendita dislocati in maniera capillare su tutto l'ambito nazionale, si è proceduto a preferire la dispensazione, la distribuzione con strutture chiaramente collocate in maniera distante da quello che possono essere le prerogative e i bisogni del cittadino, creando dei costi sociali di altissimo livello chiaramente per i cittadini e costringendo molti cittadini a non poter seguire in maniera tranquilla questo tipo di prassi e di cura. È chiaro che nella fase pandemica anche noi ci siamo prolungati per andare incontro alle esigenze delle persone, però è chiaro che la pandemia sta rientrando e tutti quelli che sono stati gli strumenti messi a disposizione sono stati finalizzati solo in quella fase pandemica. Oggi, riprendendo il ritorno alla normalità, la distanza e la paura di ritornare persiste ancora da parte delle persone a recarsi presso gli ospedali per ritirare farmaci, ma a prescindere da tutto questo riteniamo che sia giunto il momento opportuno di voltare pagina e fare una sostanziale riforma, perché è chiaro che quelli che sono stati visti all'inizio come dei risparmi non sono stati tali, perché desidero che voi andate a guardare dai dati che vi trasmetterò chiaramente che mentre tutto quello che viene dispensato tramite le farmacie convenzionate e addirittura rispetto alle prescrizioni c'è una riduzione del 16% dei dati nazionali, cioè la gente va in farmacia per prendere solo quello che necessariamente gli serve, per quelle che sono state le dispensazioni fatte direttamente tramite
tramite NDD invece c'è stato un necessario utilizzo molto massiccio e una dispensazione molto forte di questi farmaci che poi magari vengono consegnati al cittadino che non viene seguito su quello che è il versante dell'aderenza alla terapia, sull'appropriatezza terapeutica, quindi c'è una non perfetta omogeneità di quelli che sono stati i riscontri in termini di risposta da parte del cittadino e quindi del paziente in questo caso, e quindi molto di questo materiale viene, di questi farmaci vengono messi da parte e buttati. Quindi sono stati anche fatti dei rilievi da parte di chi ha il ruolo istituzionale di verificare presso certe strutture, sono visti che molti di questi costi sono lievitati anche perché si sono ritrovate molte confezioni di scatole di farmaci scaduti. Quindi tutte queste cose chiaramente mettono alla fine in evidenza che se in un primo momento c'è un risparmio, ma questo risparmio non viene automaticamente rivisto in una logica o veramente rendicontato in termini di un effettivo risparmio, perché ci sono dei costi che si vanno ad aggiungere a corollario finale. Questo rappresenta chiaramente un aggravio per le casse dello Stato e quindi per tutti quanti noi, e dobbiamo necessariamente, secondo il nostro sommesso avviso, andare in tempi rapidi a una trasformazione della DD in DPC, in distribuzione per conto, in attesa di una rivisitazione di quella che deve essere la convenzione, che è dal 96 che noi aspettiamo, che preveda una remunerazione, una nuova remunerazione e una nuova di un riconoscimento in termine imprenditoriale per quello che possono essere i costi delle medicine, quindi ci sia una convenzione che viaggi su due canali diversi. A questo punto questo permetterebbe in tempi rapidi di avere un risparmio notevole, riducendo soprattutto di costi sociali notevolissimi, di risparmio in termini di confezioni che non andrebbero a essere chiaramente messe da parte, poi non è possibile ritornarle indietro, e molto spesso i soggetti poi cambiano patologie o vengono seguiti da altri specialisti e quindi devono ci sono in corso d'opera delle complicazioni patologiche che portano chiaramente a una trasformazione di quello che deve essere il ciclo terapeutico. Quindi che ci sia sul territorio un professionista esperto come il farmacista che in sinergia con i medici e con tutti gli altri operatori sanitari, e qui è importante accelerare anche sul versante del fascicolo sanitario elettronico, dando degli strumenti in tempi rapidi in questo senso, permetterebbe di abbattere notevolmente lo spreco e i costi. E in attesa di arrivare poi in tempi rapidi a una rivisitazione della convenzione con nuovi termini e con nuove modalità che riguarderebbero anche un riconoscimento di tutte quelle attività che ad oggi gratuitamente vengono fatti dai farmacisti sul territorio, seguendo il paziente, accompagnandolo in tutto quello che è il suo percorso patologico e dando quei giusti consigli e affiancando il medico in questo ruolo molto importante. Quindi riteniamo opportuno che sia in tempi rapidi come federazione, nell'interesse da un lato dello Stato in termini di risparmio e nell'interesse del cittadino, ma soprattutto di un rispetto di quelli che sono i livelli essenziali di assistenza, che si arrivi in tempi rapidi a una riformulazione della nuova convenzione nazionale sui farmaci in convenzionata, e si ritorni chiaramente, si dia l'opportunità in ultimo agli ospedalieri di riprendere un ruolo, ai farmacisti ospedalieri di riprendere un ruolo importantissimo che già svolgono presso i reparti o presso sempre gli ospedali in quelli che sono i centri di preparazione dei farmaci oncologici, vedi le camere bianche, che rappresentano anche quelle un grosso risparmio per le casse dello Stato. Grazie, io rimango qui a disposizione per qualunque domanda. Grazie, chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. Onorevole Gemmato, prego. Sì, grazie Presidente. Diciamo, all'esito di questo interessante ciclo di audizioni, diciamo, le domande si sovrappongono. Però riguardano anche parti specifiche relative appunto alle audizioni dei singoli rappresentanti, in particolare al dottore Ricketts dell'Agenas. Io vorrei chiedere e porre la domanda che sostanzialmente ho rivolto anche al presidente Scaccabarozzi circa, diciamo, i tetti di spesa. Attualmente, diciamo, il tetto di spesa per la farmaceutica è del 14,85, suddiviso nel 7%
per la farmaceutica territoriale e il 7,85 per la distribuzione diretta. Come sappiamo, sono due silos a compartimenti stagni che non comunicano fra di loro. Ora, il 7% della territoriale, ovvero della spesa convenzionata nelle farmacie, non viene riempito, mentre praticamente il 7,85 della spesa diretta, all'interno della quale c'è anche la distribuzione per conto, supera questo tetto. Questo che cosa fa? Fa in modo che nel primo tetto, quello del 7%, vi sia un risparmio di quasi 1 miliardo di euro, come abbiamo sentito anche nelle audizioni, mentre per quanto riguarda il 7,85 della distribuzione diretta si abbia uno sforamento che viene pagato con il meccanismo del payback, cioè lo sforamento eccedente al 7,85 viene pagato per quota parte, quindi per la metà dalle regioni, per l'altra metà dall'industria farmaceutica. È evidente che si può intravedere in questo meccanismo un modo surrettizio da parte delle regioni, soprattutto se far rientrare nella distribuzione diretta non i farmaci innovativi, non i farmaci complessi che richiedono l'infusione in ospedale, ma banalmente degli antipertensivi, addirittura mi dicono in alcune regioni inibitori di pompa quali i Prazoli. Questo determina chiaramente un'elusione, facciamo così, della spesa sanitaria regionale, che sostanzialmente divide a metà con l'industria farmaceutica la propria spesa, cosa che, diciamo, ci può colpire fino a un certo punto, se non fosse per la fattispecie per cui, distribuendo in diretta, si determinano degli enormi disagi per i cittadini. Quindi la domanda che le rivolgo in qualità di dirigente dell'Agenas è: condividete il fatto che la differenziazione nella distribuzione dei farmaci a livello regionale porti a delle diversità, a delle iniquità nella distribuzione e nell'accesso al farmaco? Questo per quanto riguarda, diciamo, il dottor Enriquez. Per quanto riguarda invece la FOFI, il dottor Pace, che saluto, vorrei evidenziare da un lato lo straordinario lavoro, lo stiamo ricordando, svolto dalle farmacie, soprattutto in un momento pandemico nel quale abbiamo riscoperto la capillarità e la presenza, immagino soprattutto nella prima fase, quando sostanzialmente era tutto chiuso, quando i presidi sanitari erano assenti o purtroppo, come dire, oberati di lavoro e di malati di Covid. L'unico presidio sanitario aperto costantemente 10 ore al giorno erano le farmacie, in funzione di una pianta organica uniformemente distribuite sul territorio. La domanda che le rivolgo è: la nuova remunerazione e quindi il fatto di disarticolare dal costo del farmaco la retribuzione del farmacista, ma il fatto che in sostanza si premi l'atto professionale, può essere, diciamo, come dire, prodromico al fatto di far rientrare dalla diretta in farmacia e quindi in convenzionata la distribuzione della quasi totalità di farmaci non complessi, o comunque, come abbiamo sentito poc'anzi dal dottor Martini, tutti quei farmaci, gli antidilipidemizzanti orali, gli antipertensivi, farmaci, diciamo, semplici, che possono rientrare nella distribuzione in farmacia convenzionata e quindi, in virtù della nuova remunerazione, offrire anche uno strumento ulteriore per non gravare sulle casse dello Stato. Grazie, onorevole Bagnasco. La domanda è per tutti i nostri interlocutori, che conoscono bene queste problematiche e quindi sono ampiamente in grado di dare delle risposte importanti e significative. Ed è molto semplice, visto che stiamo parlando di distribuzione diretta e di distribuzione per conto. La distribuzione per conto è un qualcosa che in Italia è nata in un momento del tutto particolare e ha quindi, in quel momento, evidentemente ce n'erano le motivazioni, probabilmente, anzi senza probabilmente, era necessario agire in quella maniera. Oggi siamo resi conto, soprattutto purtroppo in un momento come quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto negli anni precedenti, in un momento pandemico, di quanto abbia dei limiti estremamente importanti. Questi limiti sono facilmente comprensibili da parte di tutti, cioè la difficoltà del paziente di poter ad avere la medicina
di cui necessita senza dover essere sottoposto a tour de force, a distanze assolutamente incompatibili con le condizioni fisiche di molte persone che evidentemente dei farmaci ne hanno bisogno, se ne ha bisogno in tutte le età, ma soprattutto purtroppo nella quarta età, e quindi per molte persone era ed è assolutamente impossibile addivenire a una cura come magari è assolutamente necessaria, e questo è un costo assolutamente importante, non quantificabile in termini economici. Bene, la domanda che faccio è questa. Avendo capito benissimo tutti quindi che la distribuzione per conto è una distribuzione con dei limiti enormi, quali sono le possibilità di rientrare in maniera concreta, tenendo conto evidentemente delle condizioni economiche del Paese, delle possibilità economiche del Paese, quali sono le possibilità concrete di ridare alla farmacia, ma non in questo caso dal punto di vista economico, ci tengo molto a essere chiaro su questo punto, ma dal punto di vista proprio del ruolo della farmacia, quello di poter distribuire non solamente farmaci molto spesso obsoleti, prima qui si parlava di farmaci antidiabetici come la metformina, non so quanti anni abbia la metformina, ma appartiene alla storia della medicina, e quindi quando per avere un antidiabetico in farmacia nella distribuzione diretta bisogna andare alla metformina, questo penso che sia dal punto di vista anche del ruolo del farmacista e, se mi consentite, anche dal ruolo del medico che può solo prescrivere, il medico di medicina generica che può solo prescrivere questo tipo di farmaco, è veramente veramente molto triste e soprattutto molto limitativo della professionalità e del medico e del farmacista. Quindi bisogna uscirne, credo che ci sia la possibilità, la nuova, per modo di dire, perché se ne parla da un sacco di tempo, la nuova remunerazione del farmacista dovrebbe aiutare in questo senso, credo che sia un fatto importante, mi auguro che anche qui si possa arrivare finalmente alla conclusione dopo tante parole, ma soprattutto vorrei sapere dai nostri interlocutori se ritengono concretamente che si possa fare in questo campo dei passi in avanti significativi e non solamente a parole formali. Grazie onorevole Bagnasco, ci sono altre richieste di intervento? Onorevole Carnevali, prego. Onorevole Carnevali? Arrivo, sì. È che il cellulare è un po' più complicato. Okay. Ma innanzitutto, oltre a ringraziare della disponibilità di questa audizione, devo dire che a noi sarebbe, sul piano anche dell'analisi e anche di quello che poi arriveremo come conclusione di questa indagine conoscitiva, le osservazioni al documento che prima, per esempio, ci è stato fornito dal dottor Martini, oltre che spiegate, di cui ringrazio davvero molto in questa audizione, anche un po' sul piano tecnico e anche per scritto. La seconda è la tempistica. Guardate, la governance della farmaceutica è davvero, come dire, uno degli impegni che si susseguono da moltissimo tempo. Agiamo soprattutto sul fronte delle modifiche delle percentuali tra spesa diretta e spesa convenzionata, ma non siamo ancora riusciti di fatto a un riordino di una materia così complessa. Quindi io volevo riuscire a capire se voi avete una deadline, se vi siete assunti anche un impegno in termini temporali, che credo non posso, ovviamente, anche per il ruolo che svolgete, non coinvolgere naturalmente anche le regioni. Mi rendo conto che il momento è complesso anche per gli impegni attuativi che stanno all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ciò che siamo chiamati al ridisegno futuro che riguarda anche la nostra sanità, però sono convinta che questa rimane una parte rilevante per ciò che abbiamo detto in tutto, anche per l'attuazione davvero di una sanità di prossimità. Quindi mi interessava riuscire a capire la tempistica. E un'ultima domanda: nelle audizioni che noi abbiamo prima sentito, abbiamo anche visto
come queste disparità regionali incidono, la dico così per semplicità, ma penso si possa comprendere, incidono da un lato sul diritto alla salute e quindi sull'accesso anche alla possibilità di poter ricevere farmaci, ma con queste difformità regionali. Io volevo riuscire a capire se esiste una sorta di possibilità da parte di Agenas di incidere, in attesa poi, spero davvero con i tempi che voi ci direte, sulla governance complessiva per cercare di ridurre queste difformità, che lei diceva la differenza, sono, mi sembra di aver capito, 5 euro per regione, se non ho capito male, perché andava e veniva la voce. Cioè, quindi queste credo che siano le domande, la materia è davvero molto 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 complessa, credo che abbia inciso anche l'esperienza del Covid con questa proroga che noi abbiamo fatto più volte dei piani terapeutici, che credo sarà di fatto anche questa effettivamente a scadenza. E c'è un'ultima cosa che volevo chiederle. Mi ha molto colpito una cosa di cui non avevo mai preso in considerazione, cioè l'incidenza che ha sia la prescrizione dei farmaci che alle dimissioni, sia la parte di incidenza, se non ho capito male, che riguarda l'attività dell'assistenza domiciliare integrata. Su quello noi insistiamo molto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un ruolo anche davvero molto più significativo. Quindi anche su questo volevo fare appunto questa domanda. Grazie. Grazie, do la parola agli auditi per una breve replica. Partiamo da Francesco Enriquez. Prego. Grazie mille. Allora, la prima domanda sulla disequità e sul ruolo che può avere Agenas, ma io allargherei ulteriormente il discorso. Come ha ben citato l'ultima onorevole Carnevali, noi qui siamo nella costruzione del PNRR, una delle milestone è il cosiddetto DM71, che dovrà portare un accordo Stato-Regioni sulla riorganizzazione e l'omogeneizzazione della rete territoriale e su una, diciamo così, upgrade anche tecnologico rispetto a quella che è la presa in carico dei bisogni del cittadino, individualizzando i piani terapeutici, non restringendoli solo al concetto di DTA, ma a un concetto di presa in carico. Ecco perché, tra l'altro, nelle norme durante la fase pandemica più acuta, che hanno portato sostanzialmente a passare dalla diretta alla per conto, che noi vediamo naturalmente come è stato detto anche dall'altro interlocutore, un momento di passaggio verso una riforma più globale che naturalmente pretende molto più tempo e molte più, diciamo così, carotaggi di tipo tecnico rispetto a una visione globale del problema. Però quello che è importante è che concomitantemente all'adeguamento e all'omogeneità dei servizi anche in funzione del PNRR, si è citato la domiciliare, noi abbiamo un incremento del 10% delle fasce fragili e croniche e quindi la presa in carico di queste. Là per conto, non dimentichiamo, non aveva soltanto l'obiettivo di un risparmio, ma aveva e ha l'obiettivo di una migliore governance rispetto anche ai nascenti farmaci più costosi e quant'altro. E questo è possibile anche attraverso una presa in carico individuale dei cittadini più fragili e cronici, che sono notoriamente quelli che maggiormente consumano. I limiti della diretta, sì, là per conto il problema è proprio quello, e per questo noi ci rendiamo disponibili. La disomogeneità delle regioni, alcune regioni che addirittura hanno accordi aziendali, ancorché in un quadro di regole regionali, qui c'è ancora possibilità di lavorare. Non è cosa di oggi l'interesse di agenda se l'affiancamento. Teniamo conto che questo 5 per 5 euro di media è sceso rispetto a 9 euro degli anni precedenti. Quindi con l'affiancamento, con un diverso approccio,
c'è stato comunque un risparmio, ma non soltanto, ma c'è stata una migliore aderenza terapeutica che potrà sicuramente aumentare con un servizio sanitario territoriale che si avvale della telemedicina, dove Agenas ha un ruolo importante, e delle centrali operative territoriali che gestiranno, per conto delle case di comunità, tutti gli aspetti organizzativi e di controllo anche domiciliare delle reazioni alla terapia da parte dei pazienti. Grazie. Grazie, do la parola a Maurizio Pace, prego. Sì, grazie, ringrazio, saluto l'onorevole Gemmato, l'onorevole Bagnasco per avermi citato e vi ringrazio. Io praticamente prendo atto di quanto è stato precedentemente detto. La pandemia ha fatto venire fuori la vera criticità del nostro sistema e chiaramente ritengo che la territorialità, cioè la presenza, la capillarità della farmacia diventa importantissima e oggi, come ha detto, come mi ha chiesto l'onorevole Gemmato, andare verso un nuovo modello di convenzione rappresenta la risoluzione complessiva di un problema che ormai è diventato atavico da più di 20 anni, di cui si parla, che in un primo momento è stato visto quello della 405, la risoluzione di un problema di un costo che rappresentava allora la spesa farmaceutica, ma che non era a carico delle farmacie, ma era il sistema che veniva a essere, che focalizzava determinati prezzi. Chiaramente il modello bisognava modificarlo, invece si è pensato di trasferire tutto in altre strutture che poi non hanno quella grande forza che è la capillarità, ma non solo la capillarità, ma anche la continuità della presenza, perché ricordatevi, gli ospedali alle 14, o la farmacia ospedaliera alle 14 del sabato chiude i battenti e riapre il lunedì mattina. E quante persone vengono dimesse dal lunedì, dal sabato pomeriggio alle 14 e rimangono senza terapia, scoperte, e non hanno la possibilità di avere quel primo approccio del primo ciclo di terapia così come è stato organizzato con la distribuzione diretta. Quindi voglio dire, c'è quella vacatio. La farmacia è non solo, come correggo l'onorevole Gemmato, non rimane aperta solo 10 ore al giorno, ma rimane aperta 24 ore al giorno, non me ne voglia l'onorevole Gemmato, in tutti gli ambiti, in tutti i momenti, senza guardare feste, senza guardare orari, senza guardare nulla. Quindi la sua presenza c'è, è totale, dobbiamo soltanto sfruttare questa risorsa che è unica e credo che sia unica al mondo, perché mi risulta che nella libera Londra di turno c'è solo una farmacia, mentre in tutta Londra, quindi mentre se voi uscite a Roma troverete un mare di insegne verdi aperte la notte e che svolgono il loro servizio in maniera continuativa. Parlo di Roma per parlare di tutta l'Italia, quindi il sistema italiano è un sistema, dico quasi simile alla perfezione da questo punto di vista. Quindi andare verso un modello che sia riporti tutto all'interno della farmacia, ma dove all'interno di tutto questo venga a essere vista il valore aggiunto del farmacista, perché il farmacista non è un dispensatore di scatolette, questo lo può fare benissimo un robot. Noi siamo dei professionisti del farmaco, noi possiamo prendere per mano il diabetico e non consentirgli di doverlo riospedalizzare, perché quanti diabetici e non seguono l'aderenza alla terapia e rappresentano un costo, è un costo che voi sapete meglio di me, riportati all'interno del pronto soccorso di un ospedale anche 3-4 giorni per recuperarli in un eventuale coma o disequilibrio metabolico, costa 500 euro al giorno al Servizio Sanitario Nazionale. E parlo del diabetico come parlo di quelle che sono le patologie che riguardano il colesterolo, che riguardano problemi polmonari e cardiovascolari. Quindi tutte queste situazioni vanno a essere viste in un'ottica nuova e mi permetto di suggerire l'Inghilterra da questo punto di vista, che noi abbiamo cercato di, come Federazione degli Ordini, abbiamo presentato uno studio, anche mi ricordo è stato presentato al Senato, uno studio sul quando venne licenziata la legge sui servizi, in quella noi abbiamo portato il modello inglese dove dell'Università del Kent, dove il soggetto diabetico viene budgetizzato a un costo annuale di 300 sterline e in quelle 300 sterline il soggetto diabetico viene seguito dal medico e dal farmacista
365 giorni all'anno, rappresenta un costo bacettizzato. Quindi bisogna rivedere un attimo tutto il sistema, facendosi forte di tutti gli studi che sono stati fatti, e sono tantissimi, non solo dalle varie strutture che possono far capo a determinate associazioni, ma vengono fatte anche da strutture terze, e automaticamente andare verso un modello che ponga l'Italia ad avere sempre un sistema sanitario il più rispondente possibile ai tempi che noi stiamo attraversando. Quindi ritengo che in un primo momento eliminare la DD e trasferirla tutta in DPC rappresenterebbe la risoluzione del problema per tantissimi, e contestualmente lavorare nei prossimi mesi per una realizzazione definitiva di quella che è la convenzione, che attendiamo dal 96. Quindi, se facciamo i calcoli, sono passati quasi, al momento sono 30 anni che non riusciamo ancora a portare a casa una nuova convenzione che ridia dignità, ma soprattutto che garantisca il paziente siciliano, come quello lombardo, a non doversi ritrovare nel momento in cui d'estate si ritrova ad andare dal parente a nord o a sud, a ritrovarsi due modi di distribuzione, di dispensazione del farmaco totalmente diverse, con partecipazioni diverse, ma soprattutto per quelli che sono i farmaci altamente costosi, che abbiano delle direttive totalmente diverse, nuove, che automaticamente mettono molto spesso a noi farmacisti in difficoltà nel dare le giuste risposte, perché la sanità è sanità italiana, è rispettata, e riteniamo che sia importante che ci sia una regia centralizzata che rappresenti un risparmio e una tutela del cittadino. Spero di aver risposto. Grazie, ringrazio gli ospiti. Chiederei, se è possibile, di inviarci le memorie, perché ci sarebbero utili ai fini dell'indagine conoscitiva. Li saluto e dichiaro conclusa l'audizione.